Che rappresentavano la marcia per la verità in Uruguay sono stati arrestati mentre cantavano gioiosamente l'inno della loro nazione. Allora, dottor Mariano Amici, stamattina, oggi pomeriggio, siamo qui in Piazza del Gesù a Napoli, stiamo manifestando ufficialmente perché cosa? Perché è abbastanza palese, però ci piace sentircelo dire e ci piace ripetercelo. Io sono venuto qui innanzitutto per portare un messaggio di verità. Il mio scopo è quello di svolgere un servizio sociale per cercare di far maturare le coscienze. Vengono dette continue menzogne che vanno assolutamente smentite, perché stiamo andando assolutamente verso una deriva di tipo dittatoriale. C'è chiaramente un disegno che parte da molto lontano, non parte da Napoli o da Roma sicuramente. Come si può debellare o come si può scongiurare? Lo scopo del governo non è certamente quello di tutelare la salute dei cittadini, ma è quello che, con la scusa di vicende sanitarie, vuole instaurare un'autentica dittatura e impoverire la popolazione. Dottor Moscarella, un intervento veramente appassionato, ma soprattutto proprio intriso di amore per la vita, ma soprattutto per la libertà spirituale. Sì, adesso siamo a un incrocio determinante dove perdere fiducia in se stessi e soprattutto non pensare ai danni che soprattutto i giovanissimi stanno subendo sarebbe un danno di cui dovremmo poi pentirci, in quanto la stretta si sta chiudendo, abbiamo poco tempo, dobbiamo riprendere fiducia nella vera scienza, che è quella della capacità di offrire al nostro corpo tutti gli elementi che può, di cui può avere necessità per poter resistere a qualsiasi insulto esterno. Trasferendo cultura noi abbassiamo la paura, riduciamo l'ansia e vediamo tutto in maniera più lucida, e a quel punto ci apparirà finalmente in tutta la sua assurda e paradossale entità quello che ci stanno somministrando, che è una vera e propria tortura psicofisica da un anno e più. Ale Bacco sempre in prima linea, oggi è una giornata straordinaria, la parola d'ordine è una ed è unica libertà. Qual è la libertà principale che dobbiamo aspettarci? La libertà principale è quella di essere se stessi. Noi dobbiamo riprenderci la dignità di essere noi stessi. Dobbiamo tornare a vivere, è dall'inizio che è così. La libertà di tornare a vivere, di essere di nuovo noi, di poter fare le cose che persone per noi hanno dato la vita per potercele far fare. Purtroppo il mondo sembra ormai andato alla rovescia. Grazie. Silvestri, oltre che essere un militante, anche un bravissimo collega. Ciro, la tua presenza oggi qua? Sergio, come al solito, la mia presenza è a testimonianza dei valori di libertà di cui questo paese ha bisogno. Ci hanno catapultato da un giorno all'altro in un sistema basato sulla menzogna, generando una falsemia generale che ha indotto in un sistema, come dire, di paura alle persone, e ci stanno costringendo a vivere una vita che non è degna di avere questo nome. Quindi siamo qui a testimoniare il nostro desiderio di libertà da qualsiasi oppressione, soprattutto da quella sanitaria che viene spacciata per un'emergenza ma non è nient'altro che una dittatura. Grazie. Allora, oggi è una giornata particolarmente importante, ha una valenza anche dal punto di vista, diciamo, costituzionale anche abbastanza rilevante, ma quella che stanno calpestando in questo periodo è proprio la Costituzione, ma soprattutto con ricadute importantissime anche sulla scuola, sulla formazione, che è la spina dorsale di qualsiasi paese civile. Sì, decisamente. Infatti io penso che questa non sia soltanto la festa della liberazione, ma è la festa dell'appartenenza. Noi dobbiamo recuperare, in particolare vorrei rivolgermi agli studenti, ai professori, agli insegnanti, ai dirigenti e ai collaboratori, e che comprendano che la scuola deve cambiare totalmente. Il registro che adesso la realtà ci propone è un altro. Dobbiamo recuperare quello che è il valore e la scuola etica dopo quella che è una decadenza della, quella che io chiamo la fake epoch. E tutto deve
deve partire dalla scuola. Se noi non recuperiamo la significatività del rapporto valoriale per l'individuo, per l'educazione che deve seguire parallelamente la crescita e non più una scuola che ha a che vedere con le batterie valutative tipo Invalsi o comunque un'organizzazione, un'istruzione, non abbiamo bisogno dell'istruzione, di un percorso che possa semplicemente dare delle direttive ai ragazzi. Noi educatori dobbiamo essere dei facilitatori dell'apprendimento e l'apprendimento va fatto camminando parallelamente ai nostri studenti, permettendo loro di poter seguire un progetto che dia particolare valorizzazione alla propria individualità, al rispetto, all'etica, all'appartenenza ad un progetto più grande. I giovani non hanno un progetto perché noi non riusciamo a dare loro se non la ripetizione di concetti, di contenuti che oramai sembrano lontani, distanti da loro, non gli appartengono e quindi la competenza che noi ricerchiamo deve essere ricercata in qualche altri aspetti, in altro modo. Grazie. Avvocato Beniamino Esposito, presidente dello Sportello dei diritti del cittadino, fautore di tantissime battaglie, oggi è in atto una battaglia che sembra più una guerra più che una battaglia, perché ancora con la variante, questa volta viene dalla Tanzania, ci pare di aver capito, la gente è costretta di nuovo a essere rintanata, rinchiusa in casa. Allora, buongiorno a tutti, io sono presente anche in questa circostanza perché lasciamo sempre la possibilità di capire e confrontarci tra noi tutti, coloro i quali ci troviamo in queste piazze fisicamente, mettendoci non solo la faccia ma veramente la lotta H24. Come qualcuno sa, i diritti dei cittadini e costituzionali calpestati, avvocato. Esatto, la cosa buona che vedo oggi è che stranamente nessuno si è avvicinato per la mascherina. Quindi probabilmente qualcosa rispetto al DPCM e al decreto ultimo di Draghi di marzo si sta capendo, che nei luoghi pubblici con la giusta distanza il primo articolo secondo comma prevede la possibilità di non indossare, datato 20 marzo, non indossare questa benedetta mascherina, almeno se c'è la possibilità di stare distanziati. Al di là poi delle polemiche dell'uso giusto, sbagliato, del tipo o forma di mascherina, che non è mia competenza, quello che voglio lanciare oggi come messaggio è una sola cosa. Oggi l'ennesima volta vediamo tante brave persone, fautori di tante anche loro battaglie, però che ho avuto il piacere di conoscere durante questo Covid. Stamattina io non voglio fare l'ennesima polemica, ho siglato invece il corteo che rappresenteremo sul Turbogas di Giugliano per la lotta contro la noi ci saremo con le nostre telecamere, lei lo sa benissimo. Si era chiamato sicuramente perché tra l'altro dobbiamo rappresentarlo pubblicamente che abbiamo siglato ufficialmente lo statuto stamattina e a breve faremo una conferenza stampa per dichiarare che lì noi non ci siamo fermati. Taverna del Re non sarà quello il sito che dovrà accumulare rifiuti a vita e il Turbogas non sarà da smaltire altra immondizia illecita. Quindi sostanzialmente noi saremo lì presenti e siamo coloro i quali siamo sempre stati da prima, da dopo il Covid sul territorio e continueremo a esserlo. Grazie avvocato.